Sara Candeago, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 28 settembre, è morta sulla strada verso casa all'ingresso di Ponte Cadore, in comune di Perarolo, mentre lo imboccava al volante della sua Clio. La notizia della tragedia si è subito diffusa, anche perché in molti, rientrando al lavoro, hanno visto quanto accaduto. Intanto mi permetta di esprimere le condoglianze alla famiglia, perché perdere una ragazza di 19 anni, penso che sì, uno non ha parole. Poi quel tratto di strada lì, a partire da prima alla galleria, quindi di fronte al distributore della Beifin fino a Tai di Cadore, è una strada a certamente scorrimento veloce, ma che è pericolosissima. Cosa si può fare? Beh, innanzitutto togliere la corsia di sorpasso in discesa. E visto che è una strada a tre corsie, se si vuole mantenere le tre corsie con una corsia di sorpasso, lo si faccia almeno in salita. 4 le vetture coinvolte, 5 i feriti, ma non gravi, portati in ambulanza all'ospedale di Pieve di Cadore. Sara aveva terminato il lavoro alla Trenti nella zona industriale di Ansogne a Perarolo e stava andando verso Pieve di Cadore, dove abitava con i genitori. Sulle curve dove c'è l'obelisco di pietra, prima di imboccare il ponte, lo schianto. Per un qualche motivo, la Clio della giovane e una Opel sono entrate in collisione, coinvolgendo anche due Mercedes. La giovane è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è apparsa subito gravissima. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, da Pieve di Cadore e da Caralzo, i carabinieri di Pieve e Santo Stefano, i sanitari con tre ambulanze e l'elicottero Falco. La giovane è stata intubata sul posto per essere eritrasportata all'ospedale Caponcello di Treviso, ma è deceduta durante il volo. Portati all'ospedale di Pieve di Cadore anche 4 feriti, 2 di questi sono trevigiani. Una delle Mercedes era condotta da un 72enne, la seconda da un 75enne, mentre alla guida dell'Opel c'era un uomo di 43 anni. La strada non è nuova a incidenti, anche mortali. Le cause di quest'ultimo sono al vaglio degli inquirenti, ma i comportamenti di chi percorre quei chilometri sono sotto gli occhi di tutti. La gente corre come dei pazzi, quindi gli incidenti erano già successi nel 2018, quando sono morte due sorelle di Cortina, e continueranno a succedere, purtroppo.